Ciao a tutti, io sono Claudio, questo è Creativamente e oggi siamo qui per la seconda puntata dei video natalizi dove realizzeremo insieme un'altra pallina amigurumi, un mercuriale da appendere all'albero di Natale, questa volta a forma di Babbo Natale. Spero che questi video appunto vi piacciono, fatemelo sapere nei commenti, se provate a realizzare le foto mi raccomando mandatemi sulla pagina di Facebook e io vi lascio il tutorial. Ciao! Per realizzare questi mercuriali natalizi, oggi realizziamo quello di Babbo Natale, ci occorre innanzitutto una pallina di polistirolo, io uso un calibro 70, che andremo a rivestire di un colore molto chiaro, io la rivesto col colore panna, voi se trovate un rosa carne o qualcosa comunque di molto chiaro perché sarà la carnagione del nostro Babbo Natale. Poi ci servirà della lana rossa con cui andremo a fare il cappello, due perline nere che serviranno per gli occhi e un pompon, vedete, io l'ho già fatto, vi lascio in descrizione il link del video dove spiego come si fanno, e poi un uncinetto numero 3,5 con cui andremo appunto a lavorare la nostra pallina amigurumi. Come potete vedere io la pallina l'ho già rivestita, in questo video non ve lo faccio più vedere perché nella prima puntata dei tutorial dedicati al Natale ho fatto vedere come rivestire appunto la pallina spiegandolo passo passo, quindi non lo ripeterei tutti i video. Vi lascio in descrizione il link del primo video che ho realizzato della pallina biscottino e il procedimento è lo stesso, cambiate solo il colore, quindi lì andate a vedere come si riveste la pallina. Adesso io invece vi faccio vedere come rendere questa pallina un Babbo Natale. Ok, quindi la prima parte del tutorial, se non avete ancora guardato il video appunto dell'altro mercuriale natalizio, guardatelo e lì troverete come rivestire la pallina. Adesso partiamo subito realizzando un cappellino. Guardate, in questo modo, un cappellino così che poi andremo a fissare per il nostro babbo. Per fare il nostro cappellino prendiamo il filo rosso e iniziamo avviando 40 catenelle. Una volta realizzate tutte e 40 le nostre catenelle, andiamo a chiuderle a cerchio con una maglia bassissima. Voilà! Adesso realizziamo 3 giri di maglia bassa sopra queste 40 catenelle. Quindi partiamo. E per ogni punto, o per ogni catenella sottostante, andiamo a lavorare una maglia bassa. E proseguiamo così per 3 giri. Lavorati 3 giri di maglia bassa, nel giro successivo andiamo a lavorare 7 maglie basse e nell'ottavo punto una diminuzione. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e adesso andiamo a prendere una maglia senza chiuderla, ne prendiamo anche un'altra e le chiudiamo assieme. In questo modo abbiamo fatto una diminuzione nell'ottavo punto. E adesso ripartiamo a calcolarne altre 7. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. E adesso di nuovo qui diminuisco. E proseguiamo così per tutto questo giro. Nel giro successivo invece andiamo a lavorare 6 maglie basse e nel settimo diminuiamo. Sei, e adesso
facciamo una diminuzione. Voilà. Di nuovo 6 maglie basse, una diminuzione e così via per tutto il restante giro. Terminato anche questo giro, andiamo avanti. Nel prossimo faremo solo 5 maglie basse e nel sesto punto una diminuzione. 5. E adesso diminuisco. E ripeto il procedimento per tutto questo giro. Ora, come potete vedere, il nostro cappellino già si è stretto leggermente. Adesso lavoriamo 2 giri senza diminuire, solo così per ogni punto andiamo a lavorare una maglia bassa, senza né aumentare né diminuire. In questo modo, per 2 giri. Lavoriamo i punti così come si presentano. A questo punto facciamo 4 maglie basse e una diminuzione nel quinto punto. 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. E ripeto questo procedimento per tutto il giro. Adesso di nuovo per 2 giri andiamo a lavorare i punti così come si presentano, senza né aumentare né diminuire. Quindi 2 giri di maglia bassa, lavorando tutti i punti che abbiamo. Arrivati a questo punto dobbiamo ancora fare 2 giri di diminuzioni. Questo qua che stiamo per iniziare, che faremo 3 maglie basse e nella quarta faremo una diminuzione, e il giro successivo dove invece faremo 2 maglie basse e nel terzo punto una diminuzione. Quindi questo è il giro dove facciamo 3 e nel quarto una diminuzione. E il prossimo invece faremo solo più 2 maglie basse e una diminuzione. Proseguiamo così per questi 2 giri. Adesso, fatti anche questi 2 giri, arrivato a questo punto, dobbiamo crescere per allungarci un pochettino in modo che sembri un cappello quasi da gnometto. Quindi andiamo a lavorare 6 giri di maglia bassa, così come coi punti che abbiamo, senza più diminuire. Quindi per 6 giri lavoriamo le maglie così come si presentano. Una volta realizzati anche questi 6 giri ed essere saliti in questo modo che abbiamo una specie di imbuto, adesso andiamo a chiudere il nostro cappellino e quindi prendiamo insieme 2 maglie basse e le uniamo. Così, poi di nuovo 2 maglie basse, così, e le uniamo fino a non avere più maglie. Fino a chiudere del tutto il nostro cappellino. Vedete che così poco per volta il nostro foro si sta chiudendo e continuiamo a lavorare le nostre maglie 2x2 unendole assieme fino appunto a chiudere definitivamente il cappello. Quando l'avremo chiuso bisognerà andarci a cucire qua in punta il pompon, che abbiamo già fatto, e vi ricordo che in descrizione trovate il link dell'altro tutorial dove insegno a farli. Una volta chiuso il cappello dobbiamo andare a prendere il filato chiaro, bianco, panna, quello che volete, perché dobbiamo andare a fare la risvoltina, diciamo, del berretto di Babbo Natale che è bianca. E quindi prendiamo il nostro filo chiaro, ci inseriamo in un punto qui della base del nostro cappellino e andiamo a lavorare una serie di 2/3 giri di maglia bassa in modo che gli resti il bordino bianco. Vedete, in questo modo. Quindi io direi di fare 3 giri circa per ottenere il bordino del nostro cappellino. Guardate, ho terminato il cappellino, gli ho fatto il bordino attorno e dopo gli ho fissato il pompon, e adesso poi andremo a piegarlo e a fissarlo in questa posizione sul nostro Babbo Natale. Adesso vi faccio vedere che andiamo a fare i baffi.
questo in teoria metà baffo da questo lato, e adesso andiamo a fare l'altra metà dall'altra parte, poi gli andremo a fissare gli occhietti. Quindi prendiamo di nuovo, io uso sempre la lana bianca, se voi avete fatto la base di un altro colore sicuramente vi spiccherà un po' di più, io ho fatto tutto sul panna e quindi mi si vede un po' poco, però continuiamo così. Allora iniziamo avviando 6 catenelle. Sopra le quali andiamo a lavorare 6 maglie basse. Voilà, adesso giriamo al oro e andiamo a fare 3 maglie basse, una, due e tre, così, e sopra nelle ultime maglie restanti andiamo a fare 3 mezze maglie alte. Quindi una, due e tre, in modo che vedete che la parte finale sia più alta. Adesso dopo andiamo a bordare tutto facendo un giro di maglia bassissima su tutti i lati, in modo da andare a bordare e rafforzare il nostro baffetto. E voilà, abbiamo terminato anche questo altro baffettino che andremo a posizionare con le due parti, diciamo, sottili vicine e le due parti più larghe fatte dalle maglie basse all'infuori, in questo modo, che si creino così i baffetti. Dopodiché andremo a mettere gli occhietti, adesso gli facciamo ancora il nasino. Quindi il nasino qui tagliamo. Il nasino facciamo un cerchio magico. All'interno del quale andiamo a mettere 4 maglie basse, quindi una, due, tre e quattro, e chiudiamo. Cerchio con una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare un aumento per ogni maglia, quindi in totale avremo 8 maglie basse. E vedete che si è creato già questo bel nostro pompon che adesso andiamo a chiudere, quindi andremo di nuovo a fare una diminuzione per ogni punto in modo da tornare ad avere 4 maglie, quindi le chiudiamo sempre assieme come facciamo prima col cappello. Vedete, ne carico due sull'uncinetto, poi prendo il filo e lo chiudo assieme in modo che si fondano in un unico punto. Adesso di nuovo prendo due, uno e una, due, e le chiudo assieme. Di nuovo una e una, due, e le chiudo assieme.
E voilà, adesso andiamo a chiudere ancora queste qua che ci rimangono con una maglia bassissima ed ecco che adesso devo passare la fila, ma abbiamo anche il nostro nasino. E quindi adesso facciamo passare i fili a tutti i nostri pezzi e dopodiché non ci resta che andarli a incollare sulla nostra pallina. Adesso dobbiamo prendere la nostra colla a caldo e vedete che qui c'è il nostro cappellino che io adesso vado a piegare così, quindi vado a mettere un goccio di colla qui, in modo che poi tengo premuto un po' e il mio cappello stia con la punta piegata. In questo modo, adesso gli scappa ancora dalla testa, ma andiamo a incollarglielo anche sopra, definitivo. Quindi una volta fissato, andiamo ad alzare leggermente il bordino del nostro cappello e con un filino di colla andiamo a fissarlo per bene, vedete? Quindi adesso alzo, che lo posiziono proprio bene bene dove voglio che stia, così. Dopo alzo un goccetto e faccio scorrere un po' di colla e poi premo e la faccio aderire. Ed ecco qua che abbiamo fissato anche il nostro cappellino sulla pallina. A questo punto io direi che andiamo a fissargli i baffi. Quindi mettiamo un po' di colla qui nella parte più stretta e andiamo a posizionarlo più o meno al centro della pallina. Così. E poi andiamo a fissargli anche l'altro. E voilà, il nostro babbo è baffuto. Dopodiché andiamo a incollargli il nasino. Quindi metto sempre un goccetto di colla qui sul nasino e poi vado a posizionarglielo qui in centro ai baffi. E poi prendo le mie due perline nere come ultima cosa e vado a fissargli gli occhietti. Quindi metto due gocce di colla dove voglio andare a mettere i miei occhi e dopo ci posiziono sopra le mie perline. Una. E una, due. Ed ecco che abbiamo il nostro bel Babbo Natale. Adesso, come ultimissimissima cosa, non ci resta che andare a truccare il nostro Babbo Natale. Come? Facendogli il nasino un pochettino rosa. Io prendo del fard, quindi un pennellino con del fard, e gli vado a fare il naso un pochettino rosa, quindi vado a colorare la lana. In modo che venga, vedete, un po' riflessato. E dopo vado anche qui a fargli le mie guanciotte colorate e do una spennellata alla carnagione affinché prenda un po' più di vita e di colorito. Guardate, è già subito un briciolino più tenero. E compensa il fatto che io ho utilizzato la lana tutta bianca. Voilà. Se volete, potete anche fargli un riflessino grigiastro sui baffi.
Ma proprio piccolo, piccolo, piccolo. Così. E questo è quanto ed è il nostro Babbo Natale. Io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti. Se volete appendere l'albero di Natale, ecco, questo non ve l'ho detto, potete fare qua dietro un gancetto di una decina di catenelle che poi potete andare o a cucire o a incollare. Io tutti i particolari li ho incollati perché sono palline dell'albero di Natale, quindi perderci tanto tempo anche a cucire forse non ha senso, però per chi volesse farle meglio, ben rifinite e non volesse usare la colla, può benissimo cucire tutte le parti. Però appunto, per queste cose io consiglio di incollarle. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Se decorate il vostro albero di Natale con queste palline amigurumi, aspetto assolutamente di vedere le vostre foto, mandatemele sulla pagina Facebook oppure c'è un gruppo che abbiamo creato che si chiama Maria e le amiche uncinettine, un gruppo su Facebook dove potete iscrivervi, pubblicare le foto delle vostre creazioni, poi tra la community ci si scambia schemi, video tutorial, consigli e quant'altro, quindi mi raccomando, vi aspetto. Un bacione enorme e vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazze!